piccolo, no? Io sapere qual è il tuo rapporto con la notte, se sei di notte, sei uno di quegli artisti che scrive, a cui vuole mettere canzoni, se c'è una canzone che nasce di notte. Il rapporto con la notte è controverso e ha mille sfaccettature. La notte non è mai stata una vera e propria nemica, non è mai stato un demone. Però è anche vero che durante le mie notti, specialmente quelle più agitate, anche quelle più sole o solitarie, c'è una diversità tra le notti in cui sei solitario e le notti in cui ti senti solo, sono molto diverse la faccenda. Sicuramente ci sono stati degli hotel dove qualcosa andava storto, incubi, lontananza da casa, preoccupazioni, e lì la notte era come un flipper nel quale tu, pallina cromata, rimbalzavi da un muro all'altro della stanza. Poi ci sono cose della notte che invece hanno lavorato tantissimo sugli spiriti, sui tuoi anche demoni, e hanno permesso che certe canzoni esistessero. Anche oggi la notte per me non può significare assolutamente o finalmente vado a letto, dormo, riposo. Potrebbe anche essere di tutto, in questo calamaio di buio. E lì dentro comincio a pensare cose lontane, di troppo lontane. Facciamo un esempio, l'altra notte io nel mio, chiamiamolo sonno, ma ho sonno fino a un certo punto, vedo questa cosa. Io mi trovo ai piedi di una scalinata completamente umida, che con questi giorni è anche abbastanza facile da sognare. Su questa scalinata ci sono delle lumache, quelle arancioni, come la roba che state bevendo, che stavano, e io dovevo stare attento a non calpestarle sui gradini oscuri, bui, neri e bagnati, perché in cima c'erano delle lumache sacerdotesse sui loro troni che mi aspettavano e io cercavo da loro un risposto. E era importante per me raggiungerle, perché quando compaiono io le vedo come qualcosa di importante, qualcosa che mi può dare dei consigli. E io allora sono lì che mi aspettano e mi dicono se mi sono ricordato di dare un bacio alla pozzanghera nera dove ci sono le rane. E io ho detto che non l'ho fatto perché non pensavo servisse e pensavo che fosse una cosa che non aveva senso, e loro mi hanno detto guarda che ha sempre senso perché a loro farà piacere e poi tu dimostrerai di essere entrato veramente in questo nostro regno e non di esserci passato così per caso. Lo capite anche voi che non sono sogni riposanti questi, quando ti svegli fuori poi porca cosa c'è? Non ho baciato la pozzanghera nera, dove vai cretino, dormi, che ne sei, trova si sveglia. E tu dici, però dopo ci rifletti. È mai nata una canzone da un sogno, ok? Poi racconti perché tu scrivi anche da tanti anni. Ci sono sogni che sono quelli di cattiva digestione, che vedi delle cose... Quelli li abbiamo cercati. Una fragola su un triciclo che mi seguiva, incazzata nera, c'è quella roba lì, ma viene fuori una canzone del genere, dei Gentle Giant, cioè, ma quante cose, quante immagini fuori di testa abbiamo messo nelle canzoni, è sufficiente, non ve la canto adesso perché magari è una canzone che poi diventa un po' lunghina, però la stessa canzone Chi, sulla quale scherziamo, è piena di queste immagini che erano sogni, ma se prendiamo una canzone sempre qui, è stata qua, tutto il ritornello è stato cantato nel sogno, io sognavo questa gente che andava, sostanava e che doveva andare, che doveva, che diceva sempre a te, però, e la mattina succedeva. A mezzogiorno la canzone c'era con l'80% del testo, figurati, sì. Vuoi cantarci un'altra canzone? Voglio cantarvi una canzone? Va bene, abbiamo parlato di cose oniriche, di cose che hanno a che fare col sonno.
Grazie.